Salvini simbolo di un territorio ad antica vocazione vitivinicola, due testimoni autentici di un savoir-faire enologico che guarda al futuro attraverso interpretazioni autentiche figlie di sottozone altamente vocate. Montebaldo, la Rocca e Somma Campagna sono scrigni di terroir in cui nascono e crescono le nuove strade in bottiglia intraprese dal Bardolino, figlio di un corvara aristocratico al sorso ma mai snob, e del Chiaretto, fragrante interpretazione rosé. Bardolino credo rappresenti un grande ritorno di un vino storico che è stato per molti anni uno dei vini italiani più conosciuti nel mondo, e dopo questo momento travagliato attraverso il lavoro unito della filiera e attraverso la riscoperta delle nostre origini vogliamo tornare ad essere una delle zone più importanti e uno dei vini rappresentativi del nostro territorio italiano. Quindi questa manifestazione oggi presenta il frutto di un progetto nato nel 2014 per la riscoperta delle sottozone, quindi delle tre zone storiche di produzione del Bardolino, più a nord il Montebaldo, quella centrale verso il Lago di Garda, la Rocca, la zona più a sud, insomma Campagna, nelle loro diversità, questa grande identità del nostro territorio che può riportare il Bardolino ad essere quello che nei primi dell'Ottocento era uno dei pochissimi vini italiani venduto nella grande hotelleria svizzera nelle carte dei Borgogna e dei Beaujolais, quindi fra i migliori vini reputati al mondo di allora. Per comprendere le affinità eventuali, le differenze di territorio e non solo, si è avuto modo anche di assaggiare alcune testimonianze dei crew della DOC sudtirolese di Santa Maddalena. Santa Maddalena classico che nasce ai dintorni nelle colline di Bolzano. Questo vino è sempre da tantissimi anni molto famoso per la sua versatilità, per la sua beverinità, però anche per la grande qualità. Siamo contenti di essere stati invitati qui nella zona del Bardolino perché questi vini hanno anche una certa affinità. Anche il vino di questa zona è molto piacevole, versatile. E questa degustazione era molto interessante di comparare questi due tipi di vino. E poi c'è il Chiaretto, interpretazione rosé fortemente territoriale, che si specchia sul Lago di Garda. Il del rosato in Italia è quasi un mondo che ha sempre appartenuto, soprattutto nel Lago di Garda, alla tradizione, proprio da tempi antichi, insomma. È anche vero che per un certo periodo l'idea del vino rosato è andata un po' nel dimenticatorio, peccato, un gran peccato, perché in realtà è una tipologia di vino estremamente interessante che gioca su dei livelli di equilibrio molto delicati e di cui Bardolino in maniera particolare con il proprio Chiaretto ne rappresenta un po' un punto di diamante, perché si è sempre fatto, cioè non è un vino che si fa per moda, non so, per tendenza, si fa per tradizione, si fa con vitigni autoctoni, quindi è proprio l'espressione autentica di un territorio, chiamiamo terroir, usiamo un termine francese, e che guarda caso proprio in questo periodo comincia a avere, anzi il processo è già in corso da qualche anno, un interesse veramente importante anche nei mercati internazionali.